Barone Vassallo, siamo al 15 aprile 2023. Buonasera a tutti. Dunque, siamo a un sabato che un grande artista avrebbe definito un sabato qualunque, un sabato italiano. Il peggio sembra essere passato, e invece no, e invece no. Abbiamo visto il video postato dall'ingegnere poche ore fa, il video in cui si parlava dei nuovi obblighi. Che parola ormai diventata comune, l'obbligo. L'obbligo in cui tu non puoi più fare nulla, tu devi obbedire. Non è più un invito, è un obbligo. L'obbligo del rinnovo della patente. L'obbligo del rinnovo della patente con doppio esame, teoria e pratica. Vedete, questo fa parte di un progetto, che ormai si sta palesando da tempo, quel progetto di ridurre possibilità, ridurre alternative, ridurre anche in un certo qual modo scelte di vita. Sono praticamente anni ormai in cui l'italiano medio, ma io ormai forse mi sento anche quasi a disagio a parlare di italiano, io parlerei di europeo medio, l'europeo medio, quello che subisce tutto, perché poi guardate che sì, ok, l'italiano ha dimostrato di essere il peggiore, però anche gli europei, se dovessimo parlarne. Si stava parlando dei rinnovi della patente, in cui dovremmo di nuovo sostenere ogni tot anni l'esame di pratica e di teoria. Vedete, non ne avevamo dubbi, ma sapete perché? Perché in un paese in cui le persone vengono, e purtroppo l'ho vissuta sulla mia pelle, vengono multate perché lavorano, multate perché in un certo qual modo fanno quello che ogni essere umano nel mondo dovrebbe fare, ovvero quello di essere indipendente dallo Stato, senza reddito di cittadinanza, senza sussidi statali, senza nulla. Ma quando una persona diventa indipendente da tutto e da tutti, è il momento che quella persona può essere attaccata. Perché sì, è vero, la persona che vive alle spalle di uno Stato, è vero, è quella più debole, però fondamentalmente se quella persona continua a vivere, continua a proliferare nel suo far nulla, non è perché è caduta una stella dal cielo e quindi lo ha potuto fare, lo è perché tu Stato glielo hai permesso. Mentre quando una persona è indipendente perché ci mette tutte le sue forze, tutte le sue energie, tutta la sua volontà di essere indipendente dal resto del mondo, di progredire, di costruire il benessere del mondo,
Bene, quella è una persona che in un momento in cui tutto questo non è più un pregio, bensì un difetto, può essere attaccata. Ecco, questo va anche nella definizione di tutte le restrizioni che stiamo vivendo. Allora, voi considerate una cosa: una persona che ha la patente, che ha un'indipendenza propria, naturalmente non pesa sulla spesa pubblica. Pensate alla spesa pubblica dei mezzi pubblici, che non portano mai guadagno, perché il prezzo del biglietto dei mezzi pubblici è un prezzo stabilito a priori, non sulle spese o sui ricavi. Non c'è una sorta di bilancio dell'azienda, anche se c'è, ma è fittizio. Quindi cosa si va a incentivare? Si va a incentivare le persone che non hanno nulla, che non fanno nulla e che quindi fondamentalmente non puoi requisirgli o levargli nulla in qualsiasi modo essi si comportino. Dunque, ritorniamo al discorso di antica memoria della Babilonia. L'Italia ormai è semplicemente una Babilonia di voci, una Babilonia di comportamenti, una Babilonia di, diciamolo, abbiamo il coraggio di dirlo, una Babilonia di illegalità, di illegalità, perché questa è la nazione delle illegalità, questa è la nazione che se tu vivi facendo delle cose assurde, come potrebbe essere spacciare, come potrebbe essere rubare, come potrebbe essere delinquere, come potrebbe essere truffare, e lo vediamo nei vari video delle Iene, di queste cose qui, tu sei intoccabile, intoccabile. Ma se tu lavori, se tu metti su un'azienda, se tu ti fai un mazzo così da lunedì al sabato per offrire un servizio al prossimo, per offrire delle risorse alla società, tu sei messo la gogna da quelle che dovrebbero essere le autorità che dovrebbero difendere chi produce, che dovrebbero difendere chi ogni giorno, sacrificando una parte, la maggior parte della sua vita, viene a far grande la nazione, viene a contribuire alle forze dell'ordine, contribuire agli anziani, contribuire ai malati, contribuire al benessere, all'evoluzione della propria nazione. Lo so che per alcune persone questo sembrerà un discorso cappato, forse, non lo so, sulle incomprensibilità. Forse questo è vero. Un discorso campato sull'incomprensibilità. Vedete,
prima del 73. Il 73, 72, non mi ricordo, 72 o 73 è stato l'anno dell'imposta sul valore aggiunto, sull'IVA, la nascita dell'IVA. La nascita dell'IVA è stata praticamente la liberalizzazione del tassare il valore che ogni persona aggiungeva a qualcosa. Quindi, quando è nata l'IVA, il valore che tu aggiungevi al benessere della società era tassato come qualcosa di sbagliato. Oggi siamo all'apice. Oggi siamo all'apice totale di questa follia. Bene. Io vi dico, questa situazione va cambiata. Questo momento storico in cui chi produce, chi lavora, chi costituisce il bene della propria nazione è messo alla berlina, questo è il momento in cui dobbiamo lottare per cambiare questa follia sociale. Noi viviamo in una follia sociale, è nostro compito cambiare questo indirizzo della società. Ragazzi, ci vediamo domani. Ciao a tutti.